maschile, Milano 6 aprile 1892, sezione seconda, rapporto speciale camerata 6. Egregio signor censore, per quanto sembra, l'orfano Boles deve credersi esonerato di tutto quanto è dovere ed obbedienza. Per esempio, questa mattina vedo che, al contrario di quello che fanno gli altri, il suscitato faceva il letto senza prima disfarlo, come in realtà è ordinato. Lo scrivente faceva osservare a quelli che lasciasse il letto disfatto, andasse a lavarsi, quindi tornare al suo lavoro, ma non ci fu mezzo da farsi obbedire, anzi, ne fece meraviglia che, come dicesso, quelle erano osservazioni da farsi ai bambocci e non a noi, e molte altre ragioni che tutte sommate volevano dire: voglio fare quello che mi piace e come mi piace. Quando poi gli dissi che gli avrei fatto rapporto al signor censore, allora, dando in una sonora risata, rispose: faccia pure! Non dissi più nulla per non perdere la pazienza. L'assistente alla camerata, Bon Giovanni. La mattina di domenica 10 aprile 1892, il sedicenne Eugenio Boles fu espulso dall'orfanotrofio maschile per aver contestato, mentre si trovava in refettorio per la cena, la punizione inflittagli, ovvero la privazione del vino, a causa dell'episodio di insubordinazione di cui era stato protagonista due giorni prima nella camerata. La sera stessa, in segno di solidarietà verso il compagno espulso, gli orfani della sezione seconda iniziarono a rumoreggiare, prima in refettorio, poi, terminata la cena, in cortile. E anche dopo il ritorno nelle camerate, i ragazzi continuarono a mormorare come mare in tempesta. La contestazione si ripeté la sera successiva, ma questa volta con maggiore impeto. Alle grida in refettorio seguì un vero e proprio tumulto in cortile, dove gli orfani iniziarono a lanciare sassi contro i vetri degli uffici, rompendone parecchi. Né a placare gli animi valse l'intervento del personale dell'orfanotrofio. Alcuni addetti decisero allora di recarsi alla vicina caserma di Santa Prassede per chiedere l'intervento dei soldati, all'arrivo dei quali gli orfani cessarono la sassaiola e rientrarono nelle camerate. Alle 9 la calma era tornata nell'orfanotrofio, ma ai disordini avevano partecipato oltre 200 dei 360 orfani accolti presso l'istituto. L'episodio ebbe larga eco sulla stampa cittadina, soprattutto su quella di orientamento conservatore, che criticò aspramente il comportamento degli orfani, soprattutto quando, terminata la rivolta, essi osarono avanzare delle rivendicazioni per mezzo della società Ordine e Lavoro fra gli ex allievi dell'orfanotrofio. Prima rivendicazione: un sussidio all'orfano espulso fino al compimento dei 18 anni. Seconda: allontanamento dei due censori e sostituzione di questa figura con quella di un vice rettore unico. Terza: stesura di un nuovo regolamento con il contributo di un ex allievo e sua successiva diffusione. 4. Costituzione di un consiglio di disciplina quale anello di congiunzione tra il consiglio di amministrazione e gli organi. Quinta: scelta oculata degli assistenti di camerata. 6. Migliore qualità del vitto. 7. Sostituzione del catechista e riduzione dell'insegnamento religioso. 8. Riforma delle officine. A questo punto fu chiaro: non si era più di fronte ad una semplice protesta per l'espulsione di un compagno,
quello che gli orfani mettevano in discussione era il funzionamento stesso dell'istituto e la sua gerarchia, rivendicando per se stessi un ruolo attivo nella riforma. Immediatamente, il quotidiano conservatore La Perseveranza parlò di perniciose influenze provenienti dall'esterno dell'istituto, alludendo alle dottrine anarchica e socialista. Per difendersi da questi attacchi e per far valere le proprie ragioni, gli orfani decisero allora di pubblicare in un giornale. Il 24 aprile uscì il numero unico de La voce dei Martinit per la giustizia e per la verità, che si apriva con l'articolo di fondo La nostra difesa, a firma de Gli orfani di Milano. Dopo tanto sciupio di inchiostro che la stampa di Milano ha fatto pro e contro la nostra causa, dopo il gran parlare che i cosiddetti disordini dei Martinit hanno suscitato, abbiamo, come tutti gli imputati, per ultimi la parola. Ecco il perché di questa nostra voce, che come tutte le voci infantili avrà il pregio della franchezza e dell'ingenuità. I giornali che hanno attaccato il nostro movimento di protesta hanno gratificato i Martinit degli epiteti più scuri ed ingiuriosi. Si insinua che dei malcontenti fuori dall'istituto abbiano istigato alla rivolta quelli di dentro. Noi siamo giovani ancora e forse nuovi alle esperienze della vita, ma sappiamo che per certa gente, i ragazzi ideali, i ragazzi per bene, sono coloro che si adattano alla pecoraggine umana. Sono coloro che non hanno scatti di entusiasmo per un'idea generosa, né ribellioni di sdegno contro un'ingiustizia manifesta. Forse i poveri Martinit hanno avuto il torto di credere che il loro istituto non fosse proprio nella mente dei loro fondatori destinato a far da casa di correzione. Essi si sono ingannati che per diventare bravi e buoni operai non fosse necessario soffocare i più elementari istinti di dignità e i più cari sentimenti di solidarietà verso i compagni ingiustamente colpiti. Ma i buoni e bravi operai, per cotesta gente, sono soltanto gli uomini in macchina, le pecorelle senza pensiero e senza cuore che si lasciano umilmente tosare. Lo diciamo apertamente. Dovesse esserci elargita a patto di farci ingozzare ogni ingiuria ed ogni sopruso senza protestare, noi preferiremmo essere abbandonati e andarsene rammigli, ma liberi. La ribellione contro l'ingiustizia non è violenza, ma lotta per il diritto. Si dice che la ribellione fu eccessiva e sproporzionata al piccolo fatto dell'espulsione del nostro compagno Boris, ma noi affermiamo che la sua espulsione non fu che la scintilla gettata nella polvere asciutta. Signori dell'ordine, che diritto avete voi di giudicarci? Venite voi, signori, nei mesti cortili dove non brillano i materni sorrisi. Venite nelle camerate dolenti dove i fratelli del sangue e del cuore sono soltanto compagni di sventure e converrete che anche gli orfani, dopo tutto, hanno il diritto di ribellarsi a chi, servendosi dell'autorità di cui è rivestito, colpisce l'indifeso orfano, mentre l'ingiuria contro lui solo lanciata colpisce indirettamente l'intera collettività. Lasciateci non essere più solo una fabbrica di bravi e buoni operai. Permettete, cittadini di Milano, voi che siete i padri e i fratelli nostri, permettete che un po' d'aria di libertà ci educhi i polmoni alla respirazione vasta e salubre delle primavere nuove. Permettete che la nostra giovane collettività, contro ogni pizzino che osi angustiare la derelitta infanzia nostra, possa e sappia stringere le file sotto la fraterna bandiera, tutti
per ciascuno, ciascuno per tutti. Permettete che la nostra giovane collettività, contro ogni avanzino che osi angustiare la derelitta infanzia nostra, possa e sappia stringere le file sotto la fraterna bandiera, tutti per ciascuno, ciascuno per tutti. E sia questa la ginnastica gioconda che ritempri noi, giovani proletari, contro i superbiosi ed i prepotenti nelle future lotte di vita. I giovani di Milano. Gli orfani di Milano sostennero con forza il loro diritto di protestare contro le ingiustizie e le prepotenze, ma gli avvenimenti che seguirono non andarono in questa direzione. La rivolta dei Martinique, del resto, aveva provocato significativi rivolgimenti anche ai vertici dell'istituto. Subito dopo i disordini, infatti, il rettore dell'orfanotrofio venne collocato a riposo e uno dei due censori fu sospeso per avere arbitrariamente chiamato la truppa. Il cui intervento costò inoltre l'arresto sia al tenente comandante che al tenente di picchetto. Alla metà di maggio fu infine lo stesso consiglio di amministrazione a rassegnare le proprie dimissioni, anch'esso nel mirino della stampa conservatrice per la scarsa energia mostrata nell'affrontare la situazione. La repressione nei confronti dei Martinique a quel punto era comunque già iniziata e con la nomina del nuovo consiglio subì un ulteriore inasprimento. Decine furono gli orfani sanzionati con ammonizione, molti altri furono espulsi dall'orfanotrofio. L'intento era quello di individuare ed allontanare gli orfani ritenuti pericolosi e di impedire la penetrazione dell'anarchismo nell'orfanotrofio. Dal diario riservato del rettore Francesco Pesenti. Credo di poter affermare che la vigilanza esercitata, il rigore usato verso gli orfani implicati o tendenti ad idee sovversive e le eliminazioni piuttosto numerose provocate durante gli ultimi 10 mesi abbiano sensibilmente migliorate le condizioni morali della comunità. Ciò non toglie che gli orfani non siano soggetti a continui pericoli e che si abbiano a temere fra essi nuovi affiliati alle sette sovversive. Ma le lezioni severe date finora debbono dare motivo a serie riflessioni e non costituiscono certo un coefficiente di incoraggiamento a seguirli.